Ciao popolo blu cerchiato, è finito il derby, finito un derby mojo, un derby che io odio i pareggi. In generale i pareggi nei derby li trovo veramente qualcosa di abominevole, qualcosa che non concepisco, cioè in un derby deve comunque esserci una squadra che prevale, e quando non c'è ti lascia quell'amaro in bocca disgustoso, preferisco che si giochi ai rigori. Non per un punto in più, proprio per quella supremazia cittadina, per quei 6 mesi che dici, boh, ok, per quei 6 mesi è più bravo questa squadra rispetto che all'altra. Tutto sommato una partita abbastanza equilibrata, abbiamo iniziato bene noi, lo ammetto, io ho la sportività di ammetterlo, secondo me il nostro gol è arrivato anche per fortuna, lo ammetto, mentre il gol di Scamacca, niente da dire, tanto di cappello, bel gol, il primo in Serie A, e comunque... ci sono state delle cose che non mi sono piaciute. Io non mi aggrappo mai all'arbitraggio, però la penna oggi, micchia, non ne ha azzeccata una, ma non una, non una. Cioè, ma alcuni falli anche per il Genoa non fischiati, quindi insomma, io cerco di essere obiettivo, alcuni falli nostri, alcuni falli anche loro. Il giallo a Quagliarella inizio partita mi è sembrato esagerato, cioè, perché il problema è che poi un giocatore viene condizionato da quello, logicamente. Sai che sei già ammonito, sai che se poi fai un fallo con un altro da giallo, boh, ciao, lasciato a squadra in 10. E un capitano come Quagliarella non lo fa, quindi questo non lo giustifica. A me oggi Quagliarella purtroppo non è piaciuto, come proprio da escludere totalmente. Io stasera Ramirez l'avrei cambiato, ma veramente anche prima di quando è stato cambiato, perché di là che ha giocato male, anche gli atteggiamenti, lui è una testa calda di suo, poi proprio. No, no, mi dispiace, ma a me sembra che Ramirez stia facendo di tutto per farsi mandare via. Non mi stupirei neanche. Allora, tanto vale poter accettare l'offerta degli Emirati Arabi, che almeno ci danno qualche spiccio in più e riusciamo magari a trovare qualcosa in più. Comunque, mi dispiace dirlo, però vi ho un po' deluso Keita. Mi dispiace dirlo tantissimo perché io pregustavo, io dicevo anche agli ragazzi del gruppo, io me lo immagino, oggi Keita fa il suo primo gol con la maglia della Samp. Cioè, ci siamo andati vicino perché con quel palo lì, puttana, ci siamo andati veramente vicino. Poi non voglio parlare del gol sbagliato a quella porta praticamente vuota perché non è possibile io sbagliare delle cose del genere. Non si può, non si può, non si può, non si può. Comunque, una Samp molto altalenante che in alcuni momenti ha giocato bene, faceva un bel gioco, e in altri ti chiedi come mai sei sull'1-1 nel derby. A 2 minuti dalla fine, per iniziare una manovra offensiva, cominci da dietro. Se la porta è di là, devi attaccare di là, puttana bastarda, non serve a niente darla di qua, così salgono due in più. No, perché nel frattempo loro sono in 10 dietro. Come cazzo fai in 4 contro 10? Ci vai subito, punti un po' di più sulla velocità. Mi è piaciuto tutto sommato Candreva, a parte quel tiraccio sul tacco di Torsby, però vabbè. No, volevo dire, scusate, su Keita mi ha un po' deluso perché comunque Keita io l'ho visto bene come giocatore completo, cioè con la Salernitana ha fatto un partitone, ha gestito lui l'attacco, ha fatto tutto lui in attacco, mentre quest'oggi ha giocato bene, però proprio alla fine la cosa più importante è quel tac, cioè si era liberato anche bene, un'altra azione che è andato in mezzo a due, è passato avanti veloce, tira, centrale. Non conto, non finirlo di più. Detto ciò, rimane comunque il fatto che secondo me lui sarà uno dei nostri giocatori chiave della stagione, fondamentale. Sono contentissimo che sia la Samp e spero che arrivino presto i suoi gol perché sono convinto che arriveranno. Peccato non siano arrivati oggi, però niente, niente, un pareggio che comunque lascia l'amaro in bocca, però prima di perderla va bene così. Sono un po' cagato addosso, devo dire la verità, nel finale quando abbiamo fatto quella cagata difensiva che abbiamo regalato palla al Genoa. Ho avuto proprio un mancamento e anche quando Beresinski, che era lì sul limite, che si è girato così indietro, veramente ho rivisto il gol di Lerager dell'anno scorso, ero già pronto a strapparmi i capelli, veramente, però per fortuna che non è successo, quindi va bene. Detto ciò, è anche un peccato per la posizione in classifica, perché la sconfitta del Napoli, diciamo, tanto per dire, però... Vincendo oggi saremmo andati quarti, se non sbaglio. Quindi, sai, ti gasi ancora un po'. Anche perché la prossima è col Cagliari, quindi non è impossibile continuare questa bella striscia. Vabbè,
Va bene, adesso sono comunque quattro partite che non perdiamo, però ripeto, mi dispiace, mi tira le palle non aver vinto il derby, mi dispiace aver visto un attacco che oggi non ha girato bene, Quagliarella e Ramirez purtroppo male, Keita comunque ci ha provato, ha preso quel palo, purtroppo non ce l'ha fatta, gli mancava qualcosina in più nella conclusione, però comunque ci sta provando, ci sta provando, ci sta mettendo tanta grinta e tanta qualità. E ciononostante si riconferma quello che è negli ultimi anni, il fatto che nel derby noi abbiamo qualcosina in più di qualità, ma il Genoa ha più grinta, ha più fame, ha più voglia. Dobbiamo sfatare questa cosa. Noi in alcuni momenti siamo stati molto aggressivi, ma troppo fallosi. Quindi bisogna anche cercare di cambiare un po' questa cosa. Detto ciò, va bene, teniamoci stretto questo punto, perché è pur sempre un punto, anche perché perdere un derby non va bene, quindi meglio un pareggio con un derby. Detto ciò, ragazzi, dai, è andata così. Meglio che una sconfitta, ripeto, ripeto per la millesima volta. A me il pareggio nel derby lascia con l'amaro in bocca, ma va bene. Prima di una sconfitta va bene così. Adesso testa a Cagliari, cerchiamo di portare a casa 3 punti. Voi intanto iscrivetevi al canale YouTube, cliccate sulla campanellina, così quando escono i video con la nostra bella faccina vi arriva la notifica e ci vediamo al prossimo video. Ciao, popolo blu cerchiato! Hey!